Ciao a tutte, come state? Partiamo con il nostro Yom Yom che dice: quando la Dmor Zaken era ancora a Vitebsk, diede una volta un'interpretazione del verso: voi siete oggi tutti presenti davanti al Signore, da quello che spacca la legna a quello che attinge l'acqua, eccetera, che è la nostra parasha. Ora qui non fare attenzione, avendo la parola etz, legna, la stessa radice di etzah, che è consiglio, e gli diede un'interpretazione più profonda dicendo: quello che spacca la legna, etz, nel senso che bisogna tagliare via, spaccare via i molti pensieri, consigli nel cuore dell'uomo. L'interpretazione di quello che attinge l'acqua fu che bisogna prosciugare l'acqua che fa accrescere tutti i piaceri. Andato di traverso. Credo che raddrizzare comunque la, come si dice, Sì. raddrizzare aiuta. Fra i vari elementi, come il fuoco più collegato all'ira, eccetera, l'acqua è più collegata ai piaceri. Quindi quello che attinge l'acqua, il lavoro spirituale invece è quello che bisogna prosciugare l'acqua che fa crescere tutti i piaceri. Per cui in ogni parola praticamente della Torah, della parità, vediamo come la Sizzut riesce a individuare significati che stanno dietro che non ci immagineremo mai. E partiamo invece con la nostra parasha, che sono due parashot, ma ricordiamoci anche abbiamo un'infortunata da uva di traverso, Da buonissima da uva. buonissima uva di traverso. No, speriamo che si riprenda. No, vai, abbiamo sempre una Sì, non è scelta. piacevole quando le cose vanno di traverso. Bisogna capire spiritualmente che cosa ci è No, andato devo di ricordare traverso. che hai detto qualcosa in quel momento, bisognerebbe cercare di ricordare qual era, me lo sento la registrazione. Ok. Ah. Va bene, allora, vabbè, faremo poi anche un accenno al fatto che siamo ancora sotto l'influenza del giorno che abbiamo appena passato, devo dire che è due. Com'è? Ah, sì, mi sembra decisamente. A parte che tutte bisognerebbe portarle Sì, alla prima luce. faccio questa, la Sì, rimetto e poi sì, faccio le altre. sì. Ottima idea. Ottima idea. E poi raccontami come stava quello. È caduto Parliamo di una mezuzah che è caduta e adesso. già che ci siamo, Shkecha Pratit, ricorda tutto che il Rebbe dice nel mese di Elul, preferibilmente, tutti quelli che non hanno fatto controllare le loro mezuzot nell'ultimo anno è il mese più adatto per farle controllare, ma il Rebbe insiste che vanno controllate ogni anno, cosa che tutti penserebbero, ma quando mai? E anche i tefillin, anche perché l'inchiostro o i materiali dei nostri giorni, forse non sono quelli di un tempo, ma fra condizioni atmosferiche e tutta una serie di cose possono succedere, che un pezzo di inchiostro si stacchi, qualsiasi cosa che può succedere. E perché è così importante? Perché il nostro collegamento spirituale con la materialità della nostra vita. Se un tempo era più distante come botta e risposta, per cui uno poteva anche stare malissimo di salute e questo non c'entrava niente con il suo mesusot o il contrario, oggi che siamo così vicini alla Geulah, è come se nel processo di avvicinamento alla Geulah questa barriera che divide spirito e materia si è assottigliata al punto che una cosa agisce sull'altra molto più in fretta. Per cui in genere, sempre quando ci sono dei problemi in una casa di qualsiasi tipo, la prima cosa che si dice è fare controllare le mezuzot.
e sono milioni le storie di situazioni problematiche, sia di salute che in altri sensi, che dopo il controllo del mesusotto, dove si sono scoperte dei problemi e a volte anche dei problemi proprio nelle parole che riguardano il problema che era capitato alla famiglia, si capisce l'importanza e quindi Rebbe insiste che tutti gli anni, preferibilmente nel mese di Elul, vengano controllati. Ecco, quindi anche Frappatizio ha dato l'opportunità, ci ha ricordato di ricordare questa cosa. Dicevo che siamo ancora sotto effetto e influenza di un grande giorno che abbiamo passato, che è il giorno di Heidi Elul, del quale poi ancora parleremo. E ieri benvenuto, io ho avuto il merito, l'onore di preparare a casa mia una Itvadut. Un incontro fassidico alla quale hanno partecipato anche due delle nostre italiane qui presenti, Giulia e Esther, e devo dire che in effetti è stata una serata veramente speciale, con tutto e di più, compresa chitarra, musica e contenuti e simcha e balli. È stato veramente particolare, però cos'è la particolarità di Chai Elul? Chai, che è il numero 18, esprime proprio Chaiut, vitalità, e in tutti i mesi esiste il 18 del mese, che è un giorno che dà vitalità a tutto il resto del mese. Ma nel mese di Elul questo giorno prende un'importanza del tutto speciale, perché è un giorno nel quale noi abbiamo ricevuto la venuta al mondo di due grandi che ci hanno regalato la scala che ci sta portando direttamente alla redenzione, e sono il Baal Shem Tov e l'Admor Zaken. Cioè, quello che hanno prodotto e fatto è inimmaginabile, però poi ne accenneremo ancora. Partiamo però dalla nostra parasha. Questa volta abbiamo due parashot insieme, Nitzavim e Vayelech. E vediamo come sempre si connettono con temi che ci riguardano oggi nella nostra vita. E questi temi sono lo scoprire qualcosa che riguarda ognuno di noi, una caratteristica che, anzi, due caratteristiche che sono dentro ognuno di noi. E sono anzi due necessità anche, però che sembrano scontrarsi fra di loro. La prima necessità caratteristica è che ognuno di noi sente il bisogno di sentirsi i piedi sulla terraferma, stabilità. Cioè, l'idea, se si pensa ai tempi in cui siamo stati imprigionati nelle nostre case con lo spauracchio di questo grande nemico del virus, e ogni giorno non sapevamo cosa sarebbe successo il giorno dopo, se potevamo uscire persino di casa, dove tutta la vita era scombinata, ci sembrava di non avere nessuna certezza. Per cui noi ci sentiamo tranquilli, come se avessimo certezze solamente quando la realtà è più o meno sotto il nostro controllo, prevedibile, succedono le stesse cose, sappiamo cosa ci aspetta. Questo è quello che ci dà la sensazione di serenità e tranquillità. D'altra parte, ognuno di noi, Baruch Hashem, grazie a Dio, sente anche dentro la pressione di desiderare nella vita di progredire, di andare avanti. Cioè, uno, se si guarda indietro e guarda un po' di anni fa, a che punto era, se scopre di sentirsi allo stesso punto, non è che si sente proprio al massimo della felicità. Uno vorrebbe scoprire di aver fatto sì dei passi avanti a tutti i livelli, in tutti i campi. Però come mettere insieme le due cose? Perché avere tutto che un po' che si ripete uguale nella vita e che dà senso di sicurezza, tranquillità, e buttarsi in progetti e di cambiamenti, cioè non si può affrontare progetti e cambiamenti nello stesso tempo sentirsi stabili e sicuri. Per cui sono due bisogni che abbiamo dentro di noi e che difficilmente riusciamo a mettere insieme. E a volte ci sembra che dobbiamo scegliere, o ci buttiamo o stiamo lì. E invece
noi vogliamo tutte e due. E proprio il fatto che questo Shabbat noi abbiamo due parashot che esprimono esattamente questi concetti, ma stanno insieme nello stesso Shabbat, è già la riprova che sì, la nostra aspirazione a mettere insieme le cose è possibile, che sì, è possibile progredire, andare avanti, affrontare novità e cambiamenti e allo stesso tempo mantenere un sentimento di stabilità. Come? Allora, vediamo intanto che la Parashat Nitzavim è quando radunati tutti davanti a Dio, viene usato un verbo che esprime il fatto di stare saldi, al proprio posto, ritti, forti, saldi, che esprime appunto la stabilità della vita. E il Vayelech è l'andare, il progresso. Quindi come unire queste due condizioni? Sempre bello vedere le casualità. Guarda caso che nell'ebraismo come si conta l'anno, il tempo, il calendario è basato sulla luna. La luna che prerogativa ha, che non ce l'hai mai sempre uguale un giorno con l'altro. È sempre un cambio ogni Cambia giorno. sempre. Da più piccola, più grande, si rimpicciolisce di nuovo, sparisce, sempre cambia. E così è, contiamo il nostro anno. Il sole invece com'è? Sempre. Sempre uguale, lì tondo, una bella palla, al massimo a volte al tramonto ce lo troviamo arancione, molto bello, ma di grandezza ai Sempre, nostri occhi non cambia molto. Per cui questo rappresenta la stabilità e il cambiamento, però guarda caso che l'ebraismo cosa fa? Mette insieme i due conti, perché al fine di non ritrovarci come i nostri cugini a fare il Ramadan ogni anno, cosa che confonde, in un momento diverso dell'anno, noi facciamo Pesach sempre nella stessa stagione. Per arrivare a fare questo, visto che il ciclo della Luna e del Sole hanno un conto differente, ogni 2 o 3 anni si compensa questa diversità aggiungendo un mese. E adesso stiamo entrando in uno di questi anni. La Luca sempre, è sempre più comodo l'anno con due Adar, più gioia, più tempo per prepararsi a Pesach. E quelli che sono nati nel secondo c'è tutta una Sì, non mi ricordo più se loro festeggiano nel primo o nel secondo, onestamente non mi ricordo più. il secondo mi sembra io so di Adar, adesso non ricordo. È probabile, è probabile. C'è chi per sicurezza penso li fa tutte e due, perché no? Ok, per cui già abbiamo un esempio di come la nostra natura divina di ebreo ci porta a mettere insieme degli opposti, come il calendario mette insieme la stabilità e il cambiamento. Ora, abbiamo capito che noi abbiamo bisogno di entrambi e guardiamo un attimo la nostra vita. Che cosa in genere ci porta a sentire una mancanza di stabilità nella nostra vita? Molto semplice. Delle che cosa? Sì, davanti a cosa improvvisamente sentiamo che la stabilità, sparisce nella nostra vita? Quando noi programmiamo, pensiamo e track, abbiamo una caduta. Caduta Ah, certo. perché ci succede qualcosa, caduta perché ci ammaliamo, caduta perché un progetto che avevamo fatto Non qualcuno va ce lo bene. disfa. Cadute ce ne abbiamo sempre, costantemente. Non è una novità e non è una cosa rara. E che cosa mi produce questo? Succede, io vedo in queste cadute che io mi trovo davanti a delle forze che io non sono sotto il mio controllo, che sono più grandi di me, e per cui non posso prevedere la vita. Mi sento sulle sabbie Certo. mobili e non sulla terraferma. Quindi come posso costruire un senso di sicurezza che permane anche quando intorno a me tutto cambia? Questa è la mia domanda e la parasha, più bello, mi dà la risposta. La parasha,
La parasha, una delle due parasha, propone fra le altre una mitzvah della quale sono felice di parlare perché non ne abbiamo parlato abbastanza ed è l'anno questo che stiamo terminando, è anno di Hakel. Noi non ne abbiamo parlato così tanto, proprio in questa parasha viene data questa mitzvah e qui negli ultimi giorni di quest'anno possiamo finalmente dare spazio a questo momento. Perché è veramente importante, è una grande lezione. Che cos'era l'anno di Achel? Al termine, l'anno successivo all'anno della Shemitah, al termine della Shemitah, si dichiarava questo anno di Achel e nella festa di Sukkot, tutto il popolo, questa volta per tutto il popolo si intende tutto il popolo, comprese donne e bambini, si radunavano nel tempio dove il re leggeva brani della Torah in modo che il popolo ascoltasse e imparasse per arrivare ad avere timore di Dio, sentire il timore di Dio. Questo è il significato di Hakel. Quindi unione, riunione, il fatto di ascoltare, il fatto di imparare. Il fatto di collegarsi a Dio nel modo corretto. Ora, per capire meglio, torniamo un passo indietro all'anno di Shemitah, perché questa occasione che ci viene data proprio dopo che abbiamo vissuto un anno particolare, quello dell'anno scorso, che al giorno d'oggi noi percepiamo di meno, a meno che non studiamo Chassidut, e allora riusciamo a fare il lavoro spirituale. Corrispondente a quello di fatto che poteva essere fatto allora, oggi la Shemitah non ha più corso finché non avremo di nuovo il Beit HaMikdash e tutto quello che serve per poter fare le cose come si devono. Ma in senso spirituale, ne abbiamo parlato ultimamente, che cosa ci insegna l'anno di Shemitah? Ci insegna che se per 6 anni sono corsa con l'impressione che costruisco delle cose nella mia vita, che queste cose sono risultato del mio lavoro e mi appartengono, eccetera, eccetera, e sono proiettata all'esterno a rincorrere e a costruire la mia vita in modo esteriore. Il settimo anno mi insegna che tutto quello che ho di fatto è un dono di Hashem, non mi appartiene, e passo un anno in cui io devo percepire ogni giorno che tutto quel che ho non mi appartiene e che io, è il povero che non ha il suo campo, io col mio campo, siamo esattamente allo stesso livello e siamo la stessa cosa, e che il povero ha diritto di mangiare dal mio campo esattamente come ne ho io. Nessuno è più o è meno. Per cui quando Dio mi dà questa occasione di staccarmi dal percepire il mio avanzamento, il mio lavoro, il mio valore derivato dai miei successi esteriori, mi dà la possibilità di mettermi un po' davanti a me senza tutto quello che io riesco a fare, a raggiungere, e a chiedermi chi sono io, cioè trovarmi davanti a me, me. E quando mi trovo davanti a me, me, alla fine di questa esperienza, mi viene data questa possibilità di ascoltare e di imparare per collegarmi a Dio. Cosa vuol dire? È che qui ricevo il regalo, il dono che mi permette di costruire questo senso di stabilità interiore che non dipende da quello che succede fuori, se sono riuscita o se non sono riuscita in qualcosa. Perché lo studio della Torah e l'interiorizzazione di questo studio è ciò che ci fa acquisire questo senso di stabilità in ogni situazione. Scusa, puoi ripetere un secondo, lo studio della Lo Torah. studio della Torah, quando io studio la Torah, e non Ok. solo nel senso di la Torah perché si studia la Torah, da una parte si studia la Torah perché se non so cosa Dio vuole da me, faccio solo peccati, non sono sulla strada giusta, perché devo Certo. conoscere la volontà di Dio per fare la volontà di Dio. D'altra parte, lo studio della Torah, se è fatto nel modo corretto, soprattutto oggi che
siamo ancora sotto l'influenza di Hai Elul, da quando luminari tali come sono stati il Baal Shem Tov e chi ha seguito, e la Zmorzorzaken in particolare, abbiamo ricevuto la possibilità di studiare la Torah in modo che questo studio ci aiuti a conoscere la Torah nel senso di viverla. Quando io imparo una cosa e questa cosa viene a fare parte di me, esattamente come quando mangio un cibo che si trasforma in carne, sangue mio, così imparo qualcosa che si trasforma nel mio modo di pensare e di sentire. Noi ultimamente abbiamo parlato di quanto è pericoloso il mio, ricordate, il Mishpat Elyon, la mia Corte Suprema alla quale io sottopongo tutte le cose che devo fare, perché la mia mente, la mia logica mi dice no, no, questo no, eccetera, come devo sfuggire da questo e riconoscere che la Torah è quella che decide all'ultima parola su quello che devo fare. Però la via, e vedremo dopo come anche il Latmor Zaken proprio ha iniziato questo particolare percorso, che è quello che ci porta alle Geulah, dove lì si rivelerà tutta la parte dell'intelletto collegata con una cosa sola a Dio, alla volontà di Dio. Io però già adesso posso fare un lavoro per cui il mio intelletto non diventa più solo quella parte contaminata, influenzata da tutto l'ambiente, dalla cultura, da mille cose che non c'entrano niente con la Torah, con la volontà di Dio, ma riesco a riconquistare questa parte perché studio in una maniera tale per cui lo studio mi trasforma e al punto che la mia mente ragiona con la logica della Torah e io sento e penso e vedo con gli occhi della Torah. Allora posso cominciare a fidarmi della mia mente quando la mia mente si è allineata a essere una sola cosa con la Torah. E questa è la direzione. Chabad, Chassidut Chabad, Admor Zaken, ha iniziato questa strada, la conquista della mente. E l'anno di Hakel, dove tutti quanti insieme, dove anche c'è l'importanza che viene fuori del momento dell'unità tra di noi, dell'essere tutti uguali davanti a Dio e come valore interiore e il fatto di studiare in un modo completamente diverso, in un modo che quello che io studio diventa parte di me, che io divento la Torah, questo è quello che crea una yetzivut, una stabilità interiore che non mi farà cadere o se cadrò non mi farà sprofondare e rimanere lì dove sono caduta. Ora, però noi siamo sulla strada per questo, ma nella strada incontriamo ancora momenti, e anche molti momenti purtroppo, in cui non ragioniamo e non andiamo esattamente su questa linea. E infatti, se si chiede a ognuno di noi che cosa ci fa sentire bene nella vita, spesso e volentieri la risposta sarà sentirsi accettato, accolto, amato, il fatto di ricevere dagli altri, il fatto di ricevere stima, attenzione, avere successo nei vari campi nella vita, Shalom Bayit, nella famiglia, nel lavoro. Cioè, tutte queste sono cose che chiaramente fanno stare bene una persona. Ma soprattutto, se una persona è onesta, quello che le fa star bene è sentire che ha una motivazione nella vita, significato, qualcosa. Qual è il sintomo in genere di chi... Mi metto in mezzo anch'io. Fa fatica a cominciare la giornata, non avrebbe voglia di cominciare la giornata. È quando non senti abbastanza di avere una motivazione, qualcosa che valga la pena, non ti devi sforzare per. Però senti di avere una motivazione, salti su dal letto e dici wow, comincio la giornata e hai un entusiasmo, la tua vita è
È una vita per cui puoi dire mi sento bene, mi fa sentire bene. Certo. Ora, solo che se invece, come spesso succede, noi ci aspettiamo, se ci aspettiamo invece che questa motivazione ci venga da stimoli esteriori e non da qualcosa che io sviluppo dentro di me, restiamo, dentro di noi restiamo gli stessi che eravamo prima, cioè niente cambia in pratica. E così continueremo a ripeterci. E non è la via per il cambiamento. Il cambiamento deve avanzare dentro di noi, deve realizzarsi dentro di noi. E questo può essere solo come conseguenza, ancora una volta, non può essere senza conseguenza del nostro studio. In che senso studio in modo che diventi parte di noi, cioè accompagnato dal fare questo studio parte del nostro modo di pensare, di sentire, di vedere il mondo e noi stessi. Senza questo, la nostra stabilità si appoggerà solo sul nostro valore percepito sulla base dei successi esteriori, che ogni momento possono abbandonarci. Io posso anche vincere la lotteria, costruire un impero di eccetera, e poi un giorno ho investito in qualcosa che cade nel nulla, mi ritrovo da un momento all'altro senza niente. Vuol dire che la mia sicurezza, che se si basava su questo, sparisce. Io sono niente, zero, Efes. Chiaramente, invece, se si basa su un cambiamento, una crescita interiore, qualsiasi cosa succeda fuori, ci sarà la forza di affrontarla perché non cambierà chi sono dentro e la consapevolezza della mia forza. E dalla mia forza, come ho cominciato una volta, posso ricominciare. Siamo ancora. Ecco, torniamo adesso a fare questo nesso. Abbiamo parlato fino adesso dell'importanza dello studio e ci ricolleghiamo, diamo ancora più importanza a quanto appunto il Baal Shem Tov e la Dvorah Zakeh hanno aiutato in questo. Il Baal Shem Tov ha fatto una rivoluzione nell'ebraismo perché ha risollevato l'animo delle persone semplici e il mondo delle emozioni che si possono ricollegare a Dio e far sentire a ogni ebreo il più semplice che lui è importante, che è completamente collegato a Dio. Però questo riguarda ancora il mondo delle emozioni. Più ci si avvicina alla Geulah, come noi abbiamo conquistato in passato 7 nazioni, ma ce ne sono state promesse 10, come queste 7 corrispondono al nostro mondo emozionale, così più ci si avvicina a redenzione, sappiamo che nella redenzione ci verranno completate le 10 nazioni e le 3 rimanenti corrispondono alla nostra al Chabad, Chochmah Binah Daat. Ah, Per ecco. cui noi dobbiamo conquistare la nostra mente e la Dvorah Zakeh ha dato l'avvio a questo. È cominciata l'era in cui noi, il lavoro nostro prevalente è quello della consapevolezza. Per cui l'opportunità che ci viene data con la Chassidut di capire cosa siamo a fare qui, come siamo costituiti dentro, il fatto che abbiamo 2 anime, che cosa, perché siamo stati creati, qual è il nostro rapporto con Dio, conoscere la nostra anima, cioè ci dà un panorama completamente diverso e una valutazione della scala di valori completamente diversa, per cui diventiamo noi un perno centrale. E sappiamo intorno a cosa giriamo, c'è una storia del Rebbe che una volta, per fare un esempio a uno che si sentiva instabile, gli ha detto prendi un foglio e prova a fare un cerchio, prova a farlo più perfetto che puoi. Questo qui ha provato e ha detto come ti sembra, che in effetti non è molto perfetto. E dice, vuoi riprovarci? Questo ci riprova, lo fa un po' meglio, ma lontano dal essere perfetto. A quel punto il Rebbe apre un cassetto e dice prova adesso con questo, gli dà un compasso. Quello col compasso fa come ti sembra? Beh, adesso è perfetto. Che differenza c'è secondo te fra i due? Quello che hai fatto senza il compasso e quello col compasso?
E lì, se uno guarda bene, vede che quel compasso c'è in mezzo un punto. Quando tu dentro di te hai un centro, tutto quanto si ricollega a quel centro, non ti disperdi e se anche ti cade un pezzo qui, un pezzo lì, perché hai una caduta, questo non tocca il tuo centro che è centrato. Per cui la Chassidut ti aiuta a rivoltare gli occhi nella direzione giusta. Scusa, posso dire una cosa? A Certo. me invece sai che mi ha fatto pensare questa cosa, la differenza tra il compasso, avere il compasso e farlo a mano libera? Cioè, avere da soli possiamo arrivare fino a un certo punto. Abbiamo bisogno del compasso che ci porta alla perfezione, che è Kadosh Baruch Hu. Non lo Che è so, eh. Kadosh Baruch Hu, ma visto che il punto è dentro, è il fatto che Kadosh Baruch Hu è dentro di noi, Sì, ma noi siamo collegati. Sì, sì, quello che dici esatto. te è giustissimo, però mi è venuto in mente come Sì, se sì. noi da soli non possiamo fare una cosa perfetta. Possiamo arrivarci solo attraverso uno strumento, Sì, ma che è la Torah, che è il questo strumento è dentro collegamento di con noi, Kadosh il Baruch Hu, che cerchio l'abbiamo già. l'abbiamo Ecco, dentro. Ah, sì. questo è il punto. No, ce ne sono due, dimmi qua. Siamo lì che mio figlio ne ha scelto una così. Ora, quindi praticamente tieni conto, tenete conto che è una cosa veramente strana da pensare, Sofì ieri la faceva notare, che la Dmor Zaken è un'anima nuova che è scesa nel mondo. Questo vuol dire che tutte le nostre anime erano incluse in Adam Rishon. Tutte le nostre anime, ma non quella della Dmor Zaken. Tutte le nostre anime sono state poi reincarnazioni. La Dmor Zaken è un'anima nuova e quindi non ha neanche peccato il peccato di Adam e Havà. E l'emozione del Baal Shem Tov, quando, questa è una cosa che più volte ho raccontato, sì, Baal Shem Tov racconta egli stesso tra le poche cose rimaste dei suoi scritti, che quando ha avuto un Aliat Neshama, una elevazione dell'anima in cui ha incontrato spiritualmente Moshiach stesso, gli ha chiesto quando vieni, Moshiach gli ha detto quando le tue fontane, le tue sorgenti si diffonderanno fuori dappertutto. E il Baal Shem Tov ha detto qui è un problema, perché non pensa, lui non pensava di essere in grado di fare questo, dice siamo bloccati. Fin quando gli è stato rivelato in quel modo che stava per venire al mondo un'anima nuova, non sapeva ancora chi, come, eccetera, ma questo l'ha saputo. E finché si è rivelata che era la Dmor Zaken, c'era un rapporto molto speciale, strano, speciale, in cui il Baal Shem Tov ha istruito in tutti i particolari su come crescere la Dmor Zaken e i suoi genitori, e di nascondere completamente l'esistenza del Baal Shem Tov, non doveva saperne niente. L'unica volta che si sono incontrati è stato quando ha fatto il taglio dei capelli al terzo anno e gli ha detto: dite che io sono il nonno. E non, cioè, è stato vietato di spiegare qualsiasi cosa, in modo che la Dmor Zaken non diventasse un allievo del Baal Shem Tov, dove il Vascento restava al centro e lui restava un allievo ma doveva trovare e sviluppare da solo, arrivare alla sua strada, perché sapeva che questa strada sarebbe stata una strada unica, particolare, e la strada che cominciava veramente quello che Moshe gli ha detto, e guardiamo a che punto siamo, chi ha esteso a tutto il mondo, dove il famoso detto che ha superato anche la Coca-Cola, dove c'è la Coca-Cola c'è Chabad, adesso si può dire che dove c'è Chabad non sempre c'è la Coca-Cola. E se si è arrivati a questo è proprio l'inizio dato dalla Dmor Zaken e Hasidut Chabad, dove la strada è quella di collegarti col tuo studio in modo che l'idea dell'anima, di Dio e di tutto questo, invece di essere una cosa comunque interessante ma astratta e non rilevante nella tua vita, diventi una cosa rilevante nella tua vita che ti riguarda personalmente.
E quanti di noi nella nostra giornata sentiamo che Dio, la nostra anima, è rilevante per noi e ci tocca come cosa concreta? Sentendo che ancora siamo abbastanza lontani da questo, ancora di più capiamo quanto abbiamo bisogno di utilizzare questo strumento. Però è anche vero che se ci guardiamo come eravamo anni fa, ognuno di noi vede che sì, qualche passo l'ha fatto, e quindi questa è la strada che ci è stata data, Baruch Hashem. E anche quando si parla dell'amore per Dio, da un lato abbiamo l'obbligo di amare Dio, d'altra parte chi di noi riesce a amare qualcuno tra di noi che non conosce assolutamente? Cioè, per amare qualcuno devi arrivare a conoscerlo. Quindi se tu non conosci Dio nel modo più assoluto, ed è una cosa assolutamente astratta, anche il tuo amore è a parole, è astratto. Più tu con l'uso della chassidut, che fa interiorizzare quello che tu capisci, più arrivi a conoscere dentro di te Dio che è dentro di te e Dio in assoluto, e più riesci a far venire fuori veramente questo amore, un amore che è sentito nel cuore a quel punto, con entusiasmo. E proprio arrivare a tutto questo è quello che esprime Chai Elul come Chayut, cioè sentire le cose con le mie forze, collegarmi a Dio come compito e tutto questo con entusiasmo, con vitalità. Da qui potrò percepire quindi il mio valore vero e il mio il valore vero ha la particolarità di essere costante, stabile e non dipendere dai successi esteriori né dalle mie cadute. Da qui sentirò che posso dare e non ho bisogno solo di ricevere. Qui ci avviciniamo forse al punto che per me io sento più importante. E dopo lo approfondiremo. In questo modo mi eleverò, sarò più aderente al mio compito, allo scopo della mia vita. Essere più aderente allo scopo della mia vita, sentirlo di più come mio, è proprio quando abbiamo parlato al mattino, svegliarsi con motivazione, e questo qui è direttamente collegato. Quindi studio della Torah non è solo per sapere cosa devo fare, per non sbagliare, ma proprio per elevarmi e collegarmi al divino. E quando ci si eleva spiritualmente, si riconosce dove sono i valori veri, si guarda e si riesce finalmente a guardare la realtà da un punto diverso e soprattutto non più, ma come bello in Israele quanto suona, non so, dovrò mandarle al conservatorio di Clarkson, scusa, ma io ho un'allergia totale per i Clarkson, perché a casa mia mi uccidono. Ok, però tutto mi è scappato da te, Hashem ci manda anche i Clarkson, forse per svegliarci. Dicevamo quindi, e arrivare a toccare, a riconoscere questi valori, elevarci in questo modo, ci porta a vedere la realtà da un punto di vista diverso e è un punto non che guarda come noi siamo abituati costantemente, quasi solo, al punto dei nostri bisogni, di cosa noi abbiamo bisogno, ma che ci dà... Ma di chi, ma dal punto di vista di chi ha da dare. C'era una storia abbastanza famosa di un Hasid che è arrivato, non mi ricordo più se era dal Baal Shem Tov o dal Rebbe o di quale Rebbe, non mi ricordo più, però di fatto, no, non lo direbbe io. E questo ha cominciato a lamentarsi di tutte le cose terribili, la Parnassale, i soldi che non aveva, insomma, debiti, di tutto. Dopo averlo ascoltato con pazienza, il Rebbe gli dice: fino adesso ho sentito di che cosa tu hai bisogno, ma non ho ancora sentito di che cosa il mondo ha bisogno di te. Questo qui, che era un Cassin molto sincero, è svenuto sul posto. Quando si è ripreso, ha sentito di aver capito il messaggio e invece di piangersi addosso, ha cominciato a voltare lo sguardo dall'interno all'esterno e ha cominciato soltanto a chiedersi che cosa lui poteva fare per gli altri. E vedremo cosa questo porta. E questo tipo di valore che mi permette di vedere che io
ho un valore di mio e da questo valore di mio sono io che posso dare. In ogni caso c'è sempre qualcosa che io posso dare. Questo punto, appunto, è quel punto stabile che mi dà sicurezza e nessuno può portarmelo via, neppure le cadute che mi accadono. Quindi Hakel ci insegna, l'anno di Hakel ci insegna a sentirci uniti, ad ascoltare e imparare. Ma l'importante non è quando ciò avviene in una situazione, cioè questo insegnamento non vale solo nel momento lì dell'Hakel, immaginiamoci questo momento. Hakel sono tutti lì riuniti. E vengono rafforzati nel loro collegamento con la Kadosh Baruch Hu. Però a cosa serve questo? Lì addirittura in quel momento neanche tanto serve, perché tutto ci infonde questo, siamo ispirati, il Beit HaMikdash, tutto il popolo insieme, il re che legge la Torah, cioè è quasi naturale che venga fuori questo. Ma questo avviene proprio pochi giorni prima che ognuno poi se ne torna a casa sua, dove lì non ha più niente, né Beit HaMikdash, né Kohanim, né Levim, che suona, niente, si trova lui con se stesso. Per cui questo ascoltare e studiare deve diventare lo strumento per cui lui costantemente riporta questo collegamento al suo valore interno e al suo studio che diventa il suo punto vero. Quindi più mi elevo, più mi connetto e meno le cadute possono buttarmi giù. Nonostante tutto, anche se siamo nella direzione giusta, quando la caduta c'è, fa male. E non possiamo dire che non faccia male. E i momenti di crisi, i momenti di dolore, di tristezza improvvisa, perché ci succede qualcosa, esistono. Quindi abbiamo bisogno anche in quel momento di capire cosa possiamo fare nei momenti di crisi, che cosa ci può aiutare. La risposta la troviamo nell'anno di Hakel, è nel periodo di Sukkot, proprio nella festa di Sukkot. C'è una definizione molto strana e particolare, che si riferisce al primo giorno della festa di Sukkot, dove dice, ci viene data una mitzvah particolare, che è la mitzvah delle quattro specie, che dobbiamo prendere e rallegrarci, e però ci dice che dobbiamo prenderle nel primo giorno. Al che ci si chiede, che è questo primo giorno? Cioè non è mica il Rosh Chodesh Tishrei, non siamo a metà del mese, perché dice primo giorno? Quale risposta viene data? È il primo giorno in cui Dio si mette lì a contare i nostri peccati. Perché a Yom Kippur ha cancellato tutto. I giorni fra Yom Kippur e Sukkot non abbiamo avuto tempo per peccare perché eravamo troppo occupati a prepararci per la festa. Quando finalmente a Sukkot entriamo, nonostante che da un lato sia una festa elevatissima, dall'altro lato è molto diversa dalla prima parte di Tishrei. La prima parte di Tishrei è tutto spirituale, cioè non si mangia Yom Kippur, solo elevati. Qui tutto il contatto con Hashem avviene nella vita normale, è l'inizio della vita normale dove addirittura la mitzvah nella sukkah è bere e mangiare nella sukkah, cose assolutamente materiali. Quindi nel momento in cui noi rientriamo nella nostra vita quotidiana, lì c'è un primo giorno dove ci viene dato la mitzvah degli Arbata Minim, il pronto soccorso, l'aiuto del perché, cosa sono, cosa rappresentano per noi. Perché messa così sembra strano che la definizione che viene data alla festa di Sukkot, al primo giorno, sia una definizione così negativa, il giorno in cui Hashem si mette a contare i nostri peccati, questa storia. Ma Dio ci dà proprio un modo per affrontare le cadute. Quando si torna alla vita normale, staccati dall'atmosfera che abbiamo appena passato appunto nelle feste, Yom Kippur o allora nel Tempio, quando ci capitano cose poco piacevoli, che cosa viene a aiutarci? Appunto le quattro specie.
Vediamo che consapevolezza ci danno le quattro specie ed è qualcosa di veramente eccezionale. Ognuno di noi sappiamo che rappresenta una specie. C'è chi studia prevalentemente, chi fa mitzvot prevalentemente, chi addirittura tutte e due, e chi poco niente di tutte e due. Ognuno si ritrova in qualcosa. Nessuna di queste è assoluta, però ognuno si ritrova. Cosa percepiamo qui? E se ognuno di noi è rappresentato da una delle quattro specie, per fare la mitzvah queste quattro specie devono essere unite, vuol dire che per essere popolo di Israele, per essere uniti, per poter fare questa mitzvah, ognuno di noi ha da dare. Senza quello che io do, non esiste il popolo ebraico. Senza che io do, non esiste la mitzvah. Io ho da dare, questa è una consapevolezza diversa da quello che in genere io devo ricevere. Quindi dice, io ho da dare. Quindi siamo la consapevolezza che siamo arrivati qui per dare. Quando ci sentiamo tristi, cominciamo a pensare in negativo, come la gente è cattiva, non si occupa di noi, non gliene importa niente. Ci piangiamo addosso, conosciamo questi momenti. Ci aspettiamo sempre dagli altri le cose, quindi alla fine ci arrabbiamo perché non le riceviamo. Tutta la nostra direzione è, e non ce ne accorgiamo, ma la nostra direzione è che vogliamo ricevere. E possiamo aspettare tutta la vita e piangerci addosso, perché quantomeno non riceveremo mai tutto quello che vogliamo ricevere e pensiamo sempre che la nostra tranquillità e gioia interiore dipende da questo, siamo fregati in questo modo. Se sei triste, quindi invece di compiangerti, senti un po' cosa ti viene consigliato, prendi il telefono e cerca di ricordarti chi ha bisogno in quel momento, che tu sai, di sostegno, di una parola buona, di attenzione, chi ha bisogno magari proprio delle stesse cose di cui tu in quel momento senti bisogno e dagliele. Come tagliare? Mi mancano a me, le voglio io, cosa do che non ce le ho io, che soffro io per me. E questo è veramente eccezionale, questo modo di vedere le cose, perché se tu togli via la logica e lo fai lo stesso, facendolo scoprirai invece quanta forza interiore hai. Quando inizi a dare, a rallegrare l'altro, alla fine riceverai da ciò anche tu gioia. Rallegri qualcun altro, ricevi tu gioia. Vi avevo già raccontato una volta. Aspetta, no, questa ve la racconto dopo. Quindi le quattro specie ci insegnano che io sono una parte inscindibile del popolo di Israele e che c'è bisogno di me. Questo credo che forse sia una delle frasi da mettere sul frigo. Okay? Io sono una parte inscindibile del popolo Israele e c'è bisogno di me. Più pensiamo a noi stessi e non a quello che possiamo dare, un attimo. Si perde, perdiamo il valore vero che è contenuto in noi. La nostra missione è quella di dare. Dare ci riempie di valore. Altra frase, segnatela, dare ci riempie di valore. Cioè, vi avevo raccontato già un esperimento che era stato fatto in America, penso, dove hanno preso due gruppi, 10 persone ciascuno, e hanno dato ai due gruppi diversi, a tutte le 10 persone, 20 persone, a ognuno ha ricevuto $20. Un gruppo aveva il compito di uscire e procurarsi con quella cifra qualsiasi cosa gli avrebbe fatto piacere, avrebbe reso contenti. E l'altro gruppo invece aveva il compito di prendere questi $20 e di usarli per fare contento qualcuno che aveva bisogno di qualcosa con quei $20. Quando sono tornati quelli del primo gruppo,
hanno chiesto di raccontare. Ognuno ha detto cosa aveva comprato, il gelato preferito, il ristorante preferito, eccetera. Si è chiesto quanto ti ha fatto contento, se facciamo una percentuale, tot, tot. Dopo un'ora, se glielo si chiedeva la percentuale, scendeva, dopo un po' scendeva sempre più, perché il piacere è una cosa che al momento è, ma non è che dopo ti resta, non è che se ieri ho mangiato la miglior pizza della città, oggi mi sento tutta piena di gioia per questo. Gli altri sono tornati con gli occhi luccicanti, ognuno raccontando con una passione, un entusiasmo. Il caso di una madre triste col figlio che piangeva, che ha chiesto cosa è successo, che tutta la classe va alla gita e la mamma non ha i soldi da dare al figlio per la gita, il figlio si sente che lui resterà e tutti gli altri vanno, e questo gli dai $20 e la madre resta e dice al figlio: sembra che tu andrai alla gita. Dice che gli occhi del figlio, che quando ha sentito questo non se li dimenticherà per tutta la vita, altro che il giorno dopo. Cioè, e così altri casi di questo tipo: il vecchietto mendicante, e questo gli è andato a comprare un bel pranzo, compreso tutto, gli ha portato questo qui, che non si ricordava l'ultima volta che ha mangiato una roba normale, e la faccia di quest'uomo non la dimenticherà mai. È un tipo di gioia. Quindi cominciare a pensare che cosa può darci il dare. Qualcosa. Noi non ragioniamo tanto su questo, perché siamo troppo concentrati al nostro bisogno di ricevere. Il nostro bisogno vero non è quello di ricevere. E perché anche perché ciò che si dà alla fine è ciò che si riceve. E c'è anche un'altra storia che avevo già raccontato, che addirittura dai momenti di crisi in cui uno sembrerebbe che solo avrebbe voglia, avrebbe bisogno di ricevere, cosa ti può far germogliare, fiorire quel momento di difficoltà. E se vi ricordate, racconto di nuovo lo stesso, in breve, la storia di una vedova di guerra, che le sembrava che il mondo sembrava era crollato addosso, il marito morto, e donna distrutta. E il Rebbe le ha fatto mandare un messaggio in cui le chiedeva di attivarsi per fondare un'organizzazione che sostenesse le vedove e gli orfani di guerra. Qui all'inizio si è guardata come dire. Ha preso poi in seria considerazione quello che il Rebbe le ha chiesto e è diventata una che ha organizzato qualcosa di impensabile, un'organizzazione eccezionale, grandiosa, una rete che ha toccato, non so fino a dove è arrivata, di sostegno, di gruppi proprio di sostegno, di aiuto pratico, di tutto. E da questo momento di crisi completa di una vita che le sembrava rovinata, proprio lei che poteva capire meglio di altri qual era la sofferenza, sapeva anche meglio di altri qual era il tipo di aiuto che ci si aspetta e quindi era in grado di organizzare per darlo. Quindi tutto all'incontrario, pensare le cose tutte all'incontrario. Così le cadute, non dobbiamo più aver paura di non cadere, ma sapere che le cadute non ci abbattono, che di lì anzi possiamo tirare fuori qualcosa di positivo. Quindi Achel è non solo l'essere insieme e la collaborazione e l'aiuto che si dà, che ci aiuta a non solo ci aiuta a non sprofondare nel dolore, nella passività, nell'autocommiserazione. Questo punto interiore che noi creiamo in questo modo, non autocommiserandoci, è un punto di forza che nessuno ci può portare via. E qui era quello che ho detto ieri sera, se ti ricordi Giulia, il racconto che, e questo veramente è un regalo che ho ricevuto, spero di riuscire ad adottare una persona che ha preso su di sé una buona decisione, un'abitudine alla quale non voleva rinunciare, che non andava a dormire la sera senza essersi assicurato che durante la giornata non fosse riuscito a far sorridere almeno una persona, a rallegrare almeno una persona.
Io credo che prendere una decisione simile, molto pratica, forse per un po' di tempo, arriveremo alla sera a chiedersi, ma aspetta, oggi l'ho fatto, aspetta, magari telefono a qualcuno prima che non... ma se lo facciamo tutti i giorni diventa parte di noi e diventa un'abitudine per noi quella di dare, di vedere gli altri, guardare i bisogni degli altri, la capacità che abbiamo di dare, sentire in questo motivazione, il significato della nostra vita. E vitalità. Quindi anche interessarsi anche solo per un attimo di qualcuno, farlo sentire importante per noi, rallegrarlo, può cambiare vite, può fare miracoli. Le quattro specie mi ricordano che sono venuto qui per dare. Io sono una parte e senza di me non può esserci l'intero. Sono qui per dare. Un'ultima cosa è che credo che anche sia uno strumento importantissimo, proprio là dove noi ci blocchiamo in genere, un accorgimento che ci aiuta è questo. Spesso noi in un processo come questo dove vogliamo vedere un cambiamento nella nostra vita, vogliamo iniziare dei processi che ci portano a vedere realizzazione di progetti, davanti al progetto ci sentiamo... grande, difficile, non ce la farò mai. E lì ci si ferma. Ci sembrano troppo grandi per noi. Cambiare veramente come è possibile, in tutti i campi, metti la dieta quando vogliamo e ci sembra, quando sappiamo come deve essere un regime veramente salutare e vediamo come mangiamo oggi, ma come mai ci arriverò lì? L'esempio qui che è in tantissimi campi, è uno dei campi che qui è stato toccato, che a me tocca in un modo molto molto vicino, quello dell'ordine. L'esempio è stato fatto, prendi una persona che va in ufficio, si trova che il suo ufficio è nel caos più totale. Dove riordinare è una cosa che uno non sa da dove cominciare e ci sono tutti i documenti sparsi, che vuol dire prendere un foglio alla volta, classificarlo, capire dove va, rimetterlo, rischiadarlo, cioè un qualcosa che panico. Io è un panico che capisco talmente bene, per cui i miei documenti in genere, dopo un po' di tempo, entrano tutti in dei grandi sacchi, che entrano tutti in degli armadi, dove non so cosa mi servirà e cosa non mi servirà, ma intanto almeno non li vedo. Per cui bisogna che io prenda adesso il consiglio che sto per darvi, perché questo è un mio problema. In genere, infatti, una delle soluzioni che troviamo davanti a questa situazione dice domani, ci penso domani, soltanto che poi domani diremo dopodomani e poi arrivano i sacchi dentro gli armadi. Quindi cosa può essere un'alternativa a questo blocco del cambiare veramente nella vita, è che quando noi guardiamo al progetto nella sua grandezza, ci sembra veramente grande, difficile, impossibile, eccetera. Però la Torah qui ci viene incontro e ci dice... Questo precetto che io ti ordino oggi non ti è nascosto e non è distante, non è nei cieli che si possa dire chi può salire per noi nel cielo, prendercelo e fartelo sentire così che lo possiamo mettere in pratica. E non è neppure al di là del mare che si possa dire chi può attraversare per noi il mare, prendercelo e fartelo sentire così che lo possiamo mettere in pratica. La Torah invece è una cosa molto vicina a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore perché tu la metta in pratica. Io ogni anno rileggo, vi rileggo questo passo perché penso che sia il passo che più mi emoziona in tutta la Torah, ma qui cosa ti sta dicendo? È come l'esempio della mamma che torna a casa, il figlio in gramaglia perché dice non riesco a fare i compiti, sono troppo difficili. La mamma gli dice...
No, non sono difficili, puoi farle. E lui dice, ma no, sono difficili. No, ma non sono difficili. Ma per te non saranno difficili, ma per me sono difficili. Oppure la mamma gli dice, copriti che hai freddo. Dice, ma no, io non ho freddo. No, hai freddo, copriti. Ma tu fai freddo, io non sento freddo. Quindi quando Dio ci dice, la cosa è vicina, ci viene da dire, per te sarà vicina, ma io non la sento vicina. Tutte le mitzvot, la Torah, il collegamento vero, tutto. È una cosa, aiuto, ma cosa ti viene a dire qui? Che sono vicina nella tua bocca, nel tuo cuore, per farle, arrivare all'azione. Cosa vuol dire? Che forse la cosa in grande sarà troppo grande e difficile, ma ogni cosa grande e difficile comincia da qualcosa, un piccolo passo. Quindi se tu hai tutto un ufficio che è un caos, un foglio lo puoi prendere, uno. Puoi prenderlo e vedere dove metterlo? Uno. Non di più. In ogni altra cosa. Non faccio più sport. Perché so che quello che mi fa bene è un'ora al giorno almeno di camminata o di ginnastica, che ne so io. Quindi, ma io in questo periodo proprio non me la sento. Ok, ma 5 minuti 2 volte a settimana ce la fai? Ma sì, 5 minuti ce la posso anche fare. Comincia da là. Comincia da lì. Il fatto è che quando cominci da lì in genere cosa succede? Che vedi che non solo ce la puoi fare, ma la fame viene mangiando. Come dire che quando uno non ha appetito, esistono gli aperitivi. Gli aperitivi cominci con una piccola cosa e ti fa venire la fame. In senso spirituale, fai un piccolo pasto e i tuoi muscoli atrofizzati nell'azione prendono la sicurezza di dire, oh! Ci sono riuscita e il muscolo è un pochettino più forte. Il giorno dopo riesci a fare un altro piccolo passo, ma farai meno fatica perché il muscolo ha preso un po' di forza. E così tutti i giorni. E c'è stata questo è un ultimo esempio che vi do, ma che secondo me è veramente bello, una persona, uno spirito molto attivo in America che si occupa di un sacco di cose, di Kedushah, cose buone, quando era giovane. Si è rivolto al Rebbe e ha detto: Rebbe, io non riesco a studiare, non riesco a stare fermo un attimo lì a studiare e a onor del vero non me ne importa neanche molto di non riuscire a studiare. Cosa devo fare? Il Rebbe gli ha detto: ogni giorno studia la parashah della settimana per 5 minuti e non uno in più. Dopo i 5 minuti chiudi, non vai avanti, chiudi. Ogni 2 settimane aggiungi 1 minuto, non di più. Questo si guarda e ha detto, 5 minuti posso, non è terribile. Ha cominciato ogni giorno 5 minuti. Aggiungendo 5 minuti, visto che non gli si elevavano tutte le difese, perché sapeva che comunque erano 5 minuti, ha cominciato senza difese a trovare anche un po' interessante quello che stava studiando, finché un giorno addirittura ha trovato che c'era una cosa che voleva veramente sapere come Rashi l'avrebbe interpretata perché era veramente una cosa strana, ma erano passati 5 minuti e lui obbediva, ha dovuto chiudere tutto il giorno, è stato lì a dirsi ma cosa Rashi dirà lì? Quindi quando dopo le 2 settimane ha aggiunto 1 minuto, era la Ma festa vedeva perché l'ora. aveva 1 minuto in più. Dopo un anno lui dice io sono completamente cambiato, ma da così a così lo studio per me è diventato una necessità, ho cominciato a Certo. finire una sacerdote di Gemara, eccetera, sono completamente cambiato. Che cosa? Da un passo all'altro, dove ogni piccolo passo che io ho, che il mio Yetzer Hara mi fa dire, e cosa sarà mai quella piccola cosa lì? Mica così arrivi a fare. Sai che non ci arriverai mai, vedi com'è grande la cosa. Quando tu superi questo pulce che ti mette lo Yetzer Hara e fai quel piccolo passo, semplicemente assaggiare un piccolo successo ti fa Ti dà energia vedere. rinforzare per il prossimo passo. E così il successo aumenta finché hai una sicurezza dentro che ti porta veramente ad andare avanti. Perché in ogni situazione c'è sempre qualcosa che è possibile fare. Un piccolo passo in ogni situazione, sì, lo puoi trovare. Praticamente questo è.
Il lavoro e questi sono gli strumenti. Penso che ne abbiamo trovati oggi, Besarat Hashem. Per cui che sia anche una preparazione per Rosh Hashanah, spero stiamo, prossimo ancora ci vedremo e parleremo in assoluto di Rosh Hashanah. Sarà possibile. E intanto ci salutiamo e alla prossima.